nervi. Cos'è? Mi fa specie, Stefania, che l'ultima volta mi avete visto dentro la casa, mi ritrovate dentro una casa. Ma questa volta è la tua. Stavolta è nella mia, ragazzi, e ciascuno nella propria. Ognuno di noi sta vivendo un grande fratello. Vedi, io qua ho armadio aperto, stavo sistemando il letto ancora da fare, cioè ormai non capiamo più dov'è il giorno, dov'è la notte, non si capisce più niente. Vabbè, ma Però poi che io bello rivederti, sei uguale con qualche anno in più, Ambra. a te. Non passano per te, Stefania. Ma che Non dici? passano. Molto gentile, amica. Allora, carissimo prof, ti chiamo così perché stai continuando ad esercitare la tua professione. Allora, nessuno ci crede, Stefania, perché poi insomma la gente è molto diffidente, però in realtà io sto continuando e insomma, il mio lavoro non l'ho mai abbandonato per ovvie ragioni, perché insomma un lavoro oggi è cosa rara, è un lusso per pochissimi, per cui cioè, lasciarlo, soprattutto lasciarlo per il sogno della TV, non ho più l'età, ecco, per abbandonarmi a queste. Smettila. No, no, insomma, l'età della consapevolezza non me lo consente, per cui no, in realtà è un lavoro che ho, insomma, la cattedra è stato un traguardo raggiunto con fatica, per cui non era nei miei progetti lasciarla, però la TV, tu lo sai, insomma, io e te abbiamo lavorato tanti e tanti anni fa, è stata sempre una parte. Non trascurabile della mia vita, quindi ho scelto di continuare. E un anno fa mi sono cioè, un anno fa, adesso Stefania, voi mi chiamate proprio ad un anno di distanza dall'ingresso nella casa del mio fratello. Festeggiamo assieme. Hai visto? Ma festeggiamo anche insieme un ritorno. Perché ti dico così? Perché io avrei una mezza idea, una sorpresa da fare con la tua complicità. Che ne pensi di chiamare un nostro vecchio amico in comune? Lui è un amico di vecchissima data, certo, volentieri, facciamo una bella sorpresa, già so a chi, già so a chi. Lui è un'istituzione a Siracusa, Ecco, forse si sta collegando, guarda, guarda, vediamo se se ne accorge che a quest'ora lui pensa che ci sono solo io che gli sto dicendo cose come pianifica. Silvio, guarda che sorpresa che ti ho fatto! Bella. Ciao Ambra! Sorpresa! Ciao, fratello Silvio! Ambra, sono sicuro che dopo questa bellissima sorpresa il Covid-19 scomparirà. Ma speriamo che sia Che lui sei bello. siringia, non se ne può più. Lo so. Ambra, visto che ho messo, questa è Grazie la fede che a una voi volta. per la sorpresa, ragazzi. Ambra, ti chiedo scusa, questa è la felpa che quando io ho fatto il compleanno tu me l'hai regalata ai tempi passati, invece quella è la casa. Lo so, guardi Castellavita, stamattina l'ho indossata e mi ha sfondato Ambra. Ma allora, Stefania, sia chiaro, secondo te esiste qualcosa che Silvio Buffa non sappia, sinceramente, conoscendolo, e lui non solo un'istituzione a Siracusa, ma è anche quello che sa sempre tutto prima. E infatti non è un caso che, cioè, non è un caso che fa il mestiere che fa. Quella persona che ci ha organizzato questa bella sorpresa non mi ha celato mai niente. Ma allora, dimmi Silvio, dimmi, che io so che hai tante domande da farmi, vai, vai. Io voglio dire a Ambra, ma tutte anche tu allora ti immagini un po' le. tutto. No, no, io sono convinta, sono sicura, sono sicuro. Che molte persone che ormai siamo seguite più curdite, ideali,
forse 50.000 follower, quando ne hai 50.000, 70.000, quando ce n'hai Ambra? No, grazie a Dio ne ho qualcuno in più, ne ho 247.000, insomma, che ormai ho capito che sono anche pochi, perché tendenzialmente i numeri si fanno con il milione di follower, per cui me ne manca ancora di... Io voglio dire alle persone che il nome Ambra è di quello che sto io nei tempi belli, quando eravamo molto più giovani. Lei gli doleva il cuore quando una persona stava male, è vero questo, quindi andate a pulire sempre più bene questa ragazza. Allora sì, ti svelo però un segreto. Stefania secondo me lo sa, perché insomma è un'esperta di social, social media, insomma socializing eccetera eccetera. Dicono così che più ti odiano, quindi più haters hai e più follower hai, cioè oggi è la persona che ti odia che ti fa fare i numeri, capisci? Non solo quelli che ti vogliono bene che ti fanno fare i numeri, e tu hai una regola che conosci molto bene, perché tu sicuramente con l'affetto, ma anche con i delatori che hai fatto i numeri nella tua strada, nella tua carriera giornalistica. Io me lo ricordo cosa combinavi tu per strada, Silvio. E non sai quello che combina adesso, Ambra? Possiamo ricordare una passeggiante in carrozzella, passeggiante in bicicletta, che erano belle, mamma mia. Guarda, noi abbiamo fatto, io lo dico a chi ci segue, noi abbiamo fatto produzioni televisive molto molto belle, curate molto molto bene, alcune anche con Stefania Calan, insomma dei talk impegnati, dove intervistavamo gente della politica, gente della società, gente comunque del potere che contava in Sicilia. Abbiamo fatto dei report molto belli e interessanti. Noi eravamo sempre molto impegnati ai problemi del popolo, ecco, questa è una cosa che io voglio precisare, insomma, anche in questo modo un po' pazzo, scanzonato, però ci interessava sempre la gente che aveva difficoltà, che soffriva, e le imprese, cioè noi siamo sempre andati a caccia di imprese. Noi abbiamo, l'ho scoperto pochi giorni fa, un amico comune di nome Pietro Lorenzetti, che io mi vanto... Io mi vanto, Ambra, che siamo, quando c'era la buonanima del papà Leandro, che poi un famosissimo chirurgo a Siracusa, Pietro mi chiamava da giovincello. Fermati, fosse... Silvio, basta, stop! Ogni 14 volte al giorno, che poi ti dirò in separata sede che cosa ci hai imparato. Meno male che ha seguito il mio consiglio, Ambra, lo sto fare in tempo. Ma lei sta conoscendo te, avete capito di che dove volevi arrivare? Mi devo dire una bella cosa, e poi magari io chiudo, perché non so, l'intervista giornalistica che ti fai con Stefania. Io vi devo dire, carissimi telespettatori e telespettatrici, che quando io bazzicavo ad Ambra, la vedevo spesse volte soffrire, perché a gioia mia non stava bene con lui, e io che facevo? Non stava bene con una determinata persona. Poi io che facevo? Chiamiamo le cose col loro nome, Silvio. Stavo con uno stronzo, avevo 23 anni, perché tu mi hai presa che io ero una ragazzina e facevo i primi servizi giornalistici con te. E tu, mi ricordo, finivamo la giornata di riprese e mi dicevi: però tu stai male, allora questa persona la devi, non dico che la devi lasciare, ma cioè, trova una soluzione. Poi la sai e insomma tutto è cambiato, ecco, è vero, me lo ricordo. Non devi credermi con tutto il cuore, io la notte pregavo, ma sta ragazza che è tanta brava per le persone bisognose, ma perché buttare la miseria, manca all'assare a chi, se ci sei riuscita, ora con chi stai? Allora, guarda, ho lasciato quello, poi ne è arrivato un altro dopo, più stronzo di quello di prima, Silvio, perché io colleziono solo cretini e stronzi, ho lasciato pure quell'altro. Adesso insomma la gente lo sa, io ho avuto una storia che tuttora
va avanti con chi con Nalli, che insomma è il, l'ex marito di Tina Cipollari. Stefania insomma me lo ha chiesto carinamente, ecco, prima io non parlo volentieri della mia vita privata perché ho avuto un po' di problemi in TV con questa storia qua, che insomma vabbè, un macello colossale, poi vi racconterò da Amici in separata sede. No, io ti volevo dire, Silvio, a proposito di Lorenzetti, di Pietro, che io ho sentito qualche giorno fa, perché lui va da Barbara, spesso è ospite insomma nei salotti di Live, e sai dov'è che ho conosciuto io Pietro, che poi mi ha operata, io sono anche una sua paziente, io l'ho conosciuto al Castello Maniace, cioè sempre Bravo. Nella nostra Siracusa. Bravo. E l'ho conosciuto perché facevamo, insomma, c'era un talk show di cui lui era ospite con Barbara, e questa estate, ma tu c'eri? Tu e Stefania c'eravate? No, noi ci dovevamo essere, poi Stefania è stata influenzata e non abbiamo potuto partecipare, perché Pietro il giorno prima... Pietro aveva fatto una bella intervista a lungomare con Stefania, che ha avuto, che ti posso dire, un grande successo, dove spiega, e dopodiché lui mi ha detto: no, dobbiamo fare questa cosa insieme. E poi Stefania ha avuto un po' di influenza, quindi non abbiamo potuto partecipare. Ok. Io ti voglio sempre bene, siccome là dentro mi hanno buttato due belle panine calde, e allora io voglio dire a quelli che ci seguono, che sono in milioni e milioni, siamo a casa. Ma non stiamo fermi, perché ti faccio vedere una cosa. Questa è la scala di casa mia. Vedete che bella, guarda qua, la scala tutta in legno. E allora che faccio? La mattina bella. Che faccio? Io mi faccio 41 piene scin per fare allenamento. Ciao Ambra, ti voglio bene. Ciao Silvio, ciao, ti abbraccio forte, grazie per l'invito, ciao. Ciao Gioia, ciao. Allora, tutto il disturbo, il nostro Silvio è sempre tale, anzi forse con gli anni un pochettino si non peggiora, cambia, non cambia. In questi giorni, malgrado siamo costretti a stare a casa, ma ne sta combinando forse di più di quando va in giro, quindi... ma io lo conosco, so di cosa è capace, Silvio non guarda in faccia nessuno, Stefania, io lo so molto bene, però è insomma allora, la voce del popolo. Sì, allora dimmi tutto. La volta ti ho portato fuori dalla Sicilia, ma quando intendi ritornare? Ma allora, certamente Stefania, quando finirà la quarantena, e te l'ho anche insomma detto qualche minuto fa, che poi mi piacerebbe anche incontrarvi tutti quanti, insomma una bella rimpatriata, perché ho ricordi bellissimi legati a voi, al lavoro che facevamo assieme, in generale alla mia terra che ho lasciato, che purtroppo adesso non posso tornare con regolarità e con frequenza, però che mi manca tanto in questa fase, soprattutto è un momento difficile per tutti. Poi noi abbiamo interrotto le comunicazioni anche da Mediaset, vanno in onda soltanto programmi di notizia, per cui amen, è così, resistiamo, teniamo duro. Prof, anche lei è in video, le sue lune. Allora sì, questi sono giorni, ho interrogato fino a poco prima di sentirci assieme, noi insomma stiamo cercando di creare un percorso di didattica a distanza che possa comunque far sentire ai ragazzi la presenza della scuola, con tutte le difficoltà del caso, Stefania, perché tu puoi immaginare quanto è complicato in questo momento coordinare classi da 25 ragazzi dal cellulare o dal computer, cioè non è semplice come sembra. Ci proviamo. Programmi noti, didattica rimodulata, insomma ci troviamo tutti in un clima di emergenza, anche la scuola. Lasciamo perdere il mondo dello spettacolo, voglio dire, sì. Però la scuola è uno di quei tasselli importanti per la vita e la formazione dei ragazzi.
Sì, la scuola sta vivendo un momento che io non definirei di difficoltà, ma di grande cambiamento, cioè la scuola sta cambiando profilo, sta cambiando aspetto, ha proprio cambiato volto, è bene per tutti iniziare ad entrare nell'ottica che dobbiamo adeguarci a lezioni a distanza, verifiche a distanza, assegnazioni a distanza. In questa fase, insomma, la mia testa si sta svuotando. Comunque ha stanziato 85 milioni di euro per finanziare la digitalizzazione delle operazioni scolastiche e questo, insomma, mi ha molto stupito, perché se si è insomma, pronti a stanziare fondi così importanti per favorire i ragazzi in questo processo di digitalizzazione, vuol dire che probabilmente questa situazione non durerà un'altra settimana, forse i tempi sono molto più lunghi di quello che ci lasciano credere, e questo mi fa molto pensare e mi fa anche un po' credere che insomma dovremo fare i conti con un mondo nuovo, Stefania, insomma, nuovo mondo, nuovi modi. Ambra, che dirti? È stato un piacere rincontrarti, seppur virtualmente. Non vedo anche l'ora per di me abbracciarti dopo tanti anni e magari raccontarci tutte quelle cose che ci siamo lasciati dietro. E Stefania, io ti faccio tanti baci. Esatto, io ti faccio un grandissimo augurio di benessere. Tu sei, vabbè, insomma, il tuo trascorso l'ho conosciuto poco fa. E mi è dispiaciuto sapere tante cose tristi che però dicono molto sulla donna fortissima che sei e sulla grandissima professionista che eri e che insomma sei diventata nel tempo, e merito a te che nonostante tutte le difficoltà del caso personali e soprattutto del periodo, perché il periodo è duro e complicato e conferma che chi fa un mestiere come il tuo, nonostante tutte le difficoltà, è davvero da premiare. Insomma, anche il giornalismo di settore territoriale è fondamentale, perché è proprio un vaso capillare per veicolare le notizie alla fonte, soprattutto sulle reti nazionali. Per cui merito alle persone come te che ci informano di quello che accade nelle piccole realtà. Brava, complimenti e ti abbraccio di cuore, grazie per l'invito, Stefania. Ti voglio bene, grazie per la grazie, tua disponibilità. Grazie, ciao Stefania, auguri per tutto, ciao a tutti, auguri a te, ciao tesoro, buon lavoro, ciao, grazie Stefania, ciao.